Trascorsano sempre attiva, oggi con il centenario della Filarmonica, un traguardo veramente importante per la città, un orgoglio per l'amministrazione. Assolutamente, oggi festeggiamo questi primi 100 anni della nostra società filarmonica, siamo davvero entusiasti di questa ricorrenza anche perché finalmente, diciamo, in un periodo in cui si torna alla normalità sociale, noi abbiamo questo importantissimo evento per l'associazione più datata del nostro paese e diciamo anche l'associazione che a livello culturale ha dato di più al nostro territorio, quindi un bel momento di festa con tutti i musici, con la popolazione, una giornata stupenda. Anzi, il problema è quello del, diciamo, del troppo caldo, però cerchiamo di sopravvivere in questo 10 luglio, diciamo, di questo evento importante. La Filarmonica di Trascorsano compie 100 anni, veramente un traguardo importante. Certo, 100 anni e sono 100 anni molto caldi, perché poi avendo scelto la data oramai da parecchi mesi siamo cascati proprio in questo mese, che sì, naturalmente è caldo, ma non si aspettava che fosse così tanto, però siamo felici di festeggiare questo anniversario e siamo anche felici che la tradizione delle bande, in fondo noi siamo un piccolo paese, poi noi e Canischio messi insieme siamo sempre un piccolo paese, però insomma siamo un'importante diciamo scuola, chiamiamola così, una fucina per classi di ragazzi, di bambini che si avvicinano alle sette note, poi qualcuno invecchia come per esempio io, suonando per tanti anni, altri ci restano solo un po', ma resta comunque un'esperienza molto molto importante. Poi la banda nei paesi ha la sua importanza, insomma se c'è una festa c'è la banda, no? Se c'è un momento triste c'è la banda e quindi finché possiamo cercheremo di arrivare a 150, insomma magari non più noi, ma insomma, lo vorremmo, però diciamo che oggi è una bella giornata. Sì, le bande sono importanti, le filarmoniche sono importanti, sono così valutate ancora oppure col passare del tempo purtroppo non si dà più risalto e rilievo a quello che è l'attività? Buona domanda, no, il problema è proprio quello, che vabbè questo è il massimo del volontariato, nel senso che effettivamente insomma in genere non si, in Italia si lasciano perdere anche i teatri, a volte persino quelli importanti, figuriamoci, però se tenessero conto del fattore culturale, insomma della scuola educativa che le bande fanno, le aiuterebbero di più, ecco questo sì, possiamo dirlo, ne avremmo anche bisogno. Effettuate quindi anche dei corsi per i bambini, una collaborazione con le scuole? Allora sì, abbiamo effettuato dei corsi, sicuramente ripartiranno di nuovo quest'anno, ci dobbiamo un attimino organizzare, vogliamo ampliare un po' quella che è la gamma, diciamo, dell'organizzazione a livello di corso. Come diceva appunto Sergio, purtroppo durante il cammino qualcuno si perde, perché comunque come tutte le cose, come può essere uno sport o un'altra cosa, ci vuole dedizione e impegno. E comunque l'impegno per la banda è un impegno anche costante. Non si tratta solo di tirare un calcio al pallone, qui si tratta anche di studiare. E come dicevo appunto ci vuole un costante impegno. Poi io ritengo che la banda possa essere definita anche come una squadra, perché comunque come potete vedere spaziamo dal più piccolo al più anziano, alla media età, siamo diciamo una squadra un po' mista. Però i corsi ripartiranno, abbiamo deciso appunto in concomitanza col discorso settembre della festa della vendemmia, qua posso già dirlo, abbiamo creato un progetto che si chiama Se ti dico banda tu cosa mi disegni, siamo andati nelle scuole dicendo bimbi avete deciso di darci un nuovo logo, avete deciso di capire cosa può essere la banda, spazio libero all'immaginazione, alla fantasia, alla tecnica, ai colori e quindi a settembre in concomitanza con questa festa della vendemmia che ci sarà organizzata la Proloco e tra cui mi pare di aver capito che ci sarà una mostra dedicata sia alla banda che a altre cose di paese, noi esporremo tutti i lavoretti che verranno fatti da questi bimbi e pensiamo proprio che questo sia anche lo spunto per l'interesse magari di entrare a far parte in questo gruppo. Sì, comunque partiranno, sì, sì, sì. Una persona che ha fatto parte della banda, un presidente alla quale dedicare questi 100 anni, una figura importante della Filarmonica di Trascorsano, c'è? Ma per noi
credo che sia il maestro Bertotti, insomma, no? Che poi si chiama proprio Filarmonica, perché i Bertotti erano più di uno, per la verità. E quindi però sì, sono quei maestri che ci hanno cresciuti da ragazzini, che avevano questa straordinaria capacità di essere degli operai che facevano i maestri di musica, c'è una cosa fantastica, e quindi sì, queste bande sono cresciute grazie all'esempio di questi musicisti di un tempo, e vabbè, sono nati e noi cerchiamo di portarle avanti.